Mi chiamo Francesco Zanatta e sono nato nella campagna veneta, in un luogo abbastanza isolato, in mezzo alla campagna, ma anche vicino a delle zone industriali. E infatti i miei nonni erano contadini e operai, quindi da lì mi è venuta, credo, abbastanza la manualità. E inoltre mio nonno era cantante e suonava la tromba, quindi il primo approccio con l'arte mi è venuto da quello. Infatti da piccolo ho studiato musica per molti anni. Gli studi che ho fatto sono studi classici, e quindi ho studiato parecchio anche la storia dell'arte, e da lì è venuto appunto l'interesse rispetto all'arte visiva, alla pittura, per cui poi ad un certo punto ho deciso di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti a Venezia, dove ho incontrato una scuola di pittura molto, molto forte e soprattutto una comunità di giovani artisti che mi ha nutrito molto, mi ha permesso di formarmi e mi ha portato, insomma, a fare quello che faccio adesso. La mia pratica artistica si basa principalmente sul disegno e sulla pittura, e su questa pratica che porto avanti da qualche anno di raccolta di materiali che fanno parte di questo mio archivio. E questo tipo di pratica è legata proprio ad un aspetto centrale della mia ricerca che in qualche maniera accomuna un po' i pittori, questa quasi ossessione per l'osservazione delle cose. E da questo negli anni ho raccolto una grandissima quantità di materiale visivo principalmente, quindi fotografie, tanti disegni. Questi stanno principalmente nel mio studio, e infatti il mio studio è un luogo molto importante per me, e anche se c'è questa dimensione un po' piccola, in realtà questa intimità ha una funzione, credo, molto importante nella mia ricerca, perché è un po', come dire, è un luogo in cui sento che si raccolgono le energie e in cui riesco a praticare meglio e con maggiore concentrazione, con maggiore intimità, ecco, questo processo di osservazione. Alcuni di questi sono esposti, li espongo nel mio studio, li osservo tutti i giorni. Alcuni, essendo fatti di materiale organico, lungo il tempo deperiscono, quindi è anche un lavoro molto attento sulla trasformazione di queste materie. E tutto questo processo poi ha una enorme influenza nella pratica pittorica, per cui mi porta nel lavoro ad avere un'enorme attenzione per le superfici, per la qualità delle superfici che dipingo. E poi, come dire, le storie che vado a narrare, come si dice, nascono anche in parte da queste composizioni che avvengono nel riconfigurare questi oggetti nello studio. Quindi sì, le narrazioni nascono anche da questa mente occidentale di oggetti che poi fanno scattare dei meccanismi, fanno fare dei click e mi portano poi anche a modificare degli aspetti, come si dice, di contenuto, magari di narrazione del lavoro. In virtù di questo elemento trasformativo nell'osservazione c'è anche una presenza molto onirica e allucinante quasi in molte delle immagini, e allo stesso tempo c'è, credo, un'atmosfera mitica di elemento mitologico, non tanto nel contenuto ma forse nell'atmosfera che creano molti di questi lavori. Si intitola Acquario Paleozoico perché semplicemente ritrae un acquario, una prospettiva un po' strana, molto ravvicinata su un acquario. Paleozoico perché contiene alcuni animali acquatici o piante che provengono dall'epoca paleozoica, quindi da un'epoca inesistente. Quindi sì, cioè, si innesca già col titolo un po' un paradosso visivo, insomma. Come oltre molti lavori riprende un po' la tematica della natura morta, appunto creando dei giochi, come dire, narrativi su un'epoca inesistente e che invece è rappresentata. E poi ci sono appunto molte forme, come si dice, queste forme fluttuanti, queste luci abbaglianti che attirano e respingono allo stesso tempo lo sguardo. E quindi sì,
questa sorta di mistero paradossale, ecco, che viene rappresentato. Il mio studio, che condivido con gli altri ragazzi, si chiama Studio Distilleria. Distilleria perché questi erano gli ex uffici della distilleria, ex distilleria Pizzolotto, che ora appunto sono prevalentemente studi d'artista. Venezia ci vivo da 10 anni, è un luogo che appunto è cambiato molto, perché è stato prima per me un luogo di formazione. E poi nel frattempo è cambiato e ho deciso di continuare a viverci e di renderla appunto la mia base, perlomeno finora, e quindi ho deciso di prendere studio. È un luogo che per me mi ha sempre attirato tantissimo e allo stesso tempo mi ha respinto in tutti i modi, e quindi sì, ha sempre per me avuto questa natura ambivalente. Per un artista anche credo sia la difficoltà proprio di portare avanti un proprio percorso a 360 gradi, insomma. E io, assieme a molti giovani artisti della mia generazione, forse siamo tra i primi giovani che, decidendo di rimanere qui, creando una comunità, hanno un po' creato una controtendenza, insomma, in questo senso. E quindi sì, difficoltà per questo motivo principalmente, però sì, dall'altro canto invece, dal punto di vista del confronto, del sostegno comunitario, è un luogo che dà molto, insomma, che sta dando molto, e lo penso, credo, spero lo darà sempre di più. Sento che molta energia viene messa in questa direzione, poi sì, insomma, appunto è un luogo in cui per molti motivi è bello starci, poi è bello anche staccarsene e per qualche motivo anche non legato alla propria volontà a tornarci. Uh-huh. E appunto per me è stato così molte volte, e quella forse è anche un po' un fascino di questa città, che alla fine ti riporta sempre in qualche maniera qui.